Buonasera! Da sabato 1 ottobre a sabato 31 dicembre saranno in vigore a Fiorano le misure antismog del PAIRE 2020. In questo periodo, da lunedì a venerdì compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nell'area del centro abitato di Fiorano, come indicato nel disegno, non potranno circolare i veicoli benzina pre-euro, euro 1, euro 2, i veicoli diesel pre-euro, euro 1, euro 2 ed euro 3 i ciclomotori e i motocicli pre-euro e euro 1, i veicoli benzina metano e benzina GPL pre-euro e euro 1. Il divieto si allarga ai veicoli diesel euro 4 tutte le domeniche di ottobre, novembre e dicembre, sempre nella fascia oraria 8.30-18.30. Il divieto non si attuerà nelle giornate festive di martedì 1 novembre, giovedì 8 dicembre, domenica 25 e lunedì 26 dicembre, a meno che non siano in vigore le misure emergenziali. Le misure emergenziali scattano sul territorio provinciale quando il bollettino di monitoraggio di ARPA e nei giorni di controllo mette in evidenza una previsione di sforamento del valore limite giornaliero di PM10 per tre giorni consecutivi, non esclusi dalle limitazioni alla circolazione e anche dalle misure emergenziali i veicoli individuati dal PIRE 2020, ovvero autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti a sedere e con almeno due persone a bordo se omologati a due o tre posti a sedere inclusi ciclomotori e motoveicoli, autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, ciclomotori e motocicli elettrici. Venerdì scorso a Bologna Fiere si è tenuto un convegno per presentare alcuni dati del monitoraggio dell'accordo volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico. All'iniziativa hanno partecipato rappresentanti di Confindustria Ceramica della regione e amministratori locali. Tra questi anche il Sindaco Francesco Tosi che abbiamo incontrato a margine del convegno. Sindaco Tosi c'è un accordo che viene riaggiornato ed è un accordo che non può che far bene al distretto, quello sulle emissioni, quello sul, sullo stato dell'ambiente. Sì, intanto si tratta di un accordo volontario, no, sottoscritto la confindustria ceramica con i comuni del Distretto Ceramico, le due province di Modena di Reggio e la Regione. E a questa verifica intermedia l'accordo scadrà nel 24. E devo esprimere soddisfazione per i risultati in quanto ci è appena stato comunicato, dopo i tavoli tecnici di approfondimento fatti nelle settimane scorse, che e, i dati sono positivi, indicano un miglioramento complessivo nel campo delle emissioni, nonostante un aumento della produzione avvenuta negli ultimi due anni. È chiaro che non bisogna adeggiarsi sugli allori, bisogna continuare su questa direzione. Si è parlato anche del tema degli odori derivanti dagli inchiostri, delle stampanti digitali, eccetera. E anche su questo sono stati fatti delle, dei passi avanti, e la ricerca sta continuando, c'è da dire tuttavia che eh, questo ambito non rappresenta un eh, pericolo per la salute dei cittadini, potrebbe essere un disturbo psicologico ovviamente che eh, è da tenerne conto, ovviamente però non eh, per la eh, salute fisica. Quindi il dato è incoraggiante, dimostra la validità eh, dell'accordo che è stato siglato eh, tre anni fa. E questo ci induce quindi a continuare. L'importante è che si lavori insieme, gli obiettivi importanti, e questo è un obiettivo molto importante perché ha a che fare con la salute dei cittadini e in modo particolare la possibilità di coniugare lo sviluppo economico, il lavoro con la, la sicurezza ambientale e quindi la salute delle persone. È un tema fondamentale che riguarda sia il mondo dell'economia che è quello delle istituzioni, che è il mondo politico e quindi eh, siamo sulla strada giusta nel senso che dobbiamo continuare lavorando insieme perché i risultati importanti, le battaglie importanti si vincono soltanto insieme. Questa collaborazione nel nostro distretto tra il mondo economico e le istituzioni e anche il mondo scientifico e oggi c'è e dobbiamo continuare su questa strada. Questo fine settimana Modena ospiterà Gustiamo, rassegna enogastronomica che sarà inaugurata oggi pomeriggio al Castello di Spezzano con un convegno dal titolo Innovazione e Future Generazioni, gli asset strategici per tramandare la tradizione produttiva del territorio. Ed ora la nostra pagina sportiva. Vittoria nel derby di coppa contro lo bersetto per la Flosfrugi, che mercoledì ha vinto 2-1 la sfida nel secondo turno di Coppa Emilia seconda categoria strappando il pass per il turno successivo dove incontrerà la Maranese che in settimana ha eliminato la Spezzanese ai calci di rigore. Al via domani il campionato della Spezzanese volle, inserita nel girone C di Serie B. Il cammino della squadra di Coach Paolini partirà con la trasferta sul campo di Chioene Padova. Fischio d'inizio domani sera alle ore 20:30. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Dalla redazione di Ferran l'augurio di una buona serata. A venerdì prossimo!